L'inchiesta sulle mazzette nella sanità siciliana si allarga, ancora in corso approfondimenti investigativi. La Guardia di Finanza caccia di riscontri a quanto emerso nelle intercettazioni. Tre gli agrigentini coinvolti, la censura dell'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. Tangenti e false invalidità nel catanese, arrestati sei medici, anche quello del boss Santa Paola. L'inchiesta nata in collaborazione con l'INPS, la procura, una fitta rete di professionisti che ha realizzato cospicui profitti ai danni dell'erario, 21 gli indagati. La scala dei turchi rimane sotto sequestro, rigettata la richiesta di riesame presentata da Ferdinando Sciabarrà. Internet gratis agli alunni dell'Euroform, la scuola dotato donando schede telefoniche per la trasmissione dati a tutti i suoi alunni. Il ruolo della tutor Giusy Brancato. Sono quattro le mega gare d'appalto indette dalla Centrale Unica di Committenza della Regione e dall'ASP 6 di Palermo al centro dell'inchiesta di procura e nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, che ha portato ieri a 10 arresti, tra cui i super manager del settore Antonino Candela e Fabio Damiani. Si tratta di procedure ad evidenza pubblica interessate secondo l'accusa da condotte di turbativa aggiudicate a partire dal 2016, il cui valore complessivo è di 600 milioni di euro. Riguardano la gestione, manutenzione, apparecchiature elettromedicali bandita dall'ASP 6 del valore di 17 milioni e 635 mila euro. I servizi integrati manutenzione apparecchiature elettromedicali bandita dalla CUC per 202 milioni e 400 mila euro, la fornitura vettori energetici, conduzione e manutenzione impianti tecnologici bandita dall'ASP 6 del valore di 126 milioni e 490 mila euro e l'appalto per i servizi di pulizia per gli enti del servizio sanitario regionale bandito dalla CUC per un importo di 227 milioni e 686 mila 423 euro. Desideriamo ringraziare la magistratura e le forze dell'ordine che con un'inchiesta complessa e articolata hanno messo in luce una situazione inaccettabile. Al di là delle contestazioni rivolte agli indagati sul piano penale, ciò che emerge è uno spaccato desolante e preoccupante. Lobby affaristiche e interessi illeciti privati condizionerebbero nomine e appalti nella sanità a scapito dei siciliani, che invece hanno diritto a un miglioramento dei servizi sanitari dopo anni di corruttele e inefficienze intollerabili. Lo sostengono in una nota i componenti della Commissione Salute dell'ARS, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, con l'auspicio che la magistratura possa fare piena luce su questa e possibilmente su altre vicende corruttive, prosegue la nota. Invitiamo le imprese a denunciare all'autorità giudiziaria eventuali irregolarità e anomalie nelle gare. Convocheremo subito in audizione i dirigenti della CUC per capire cosa è stato fatto dall'attuale direttore generale dell'ASP di Trapani, Fabio Damiani, già dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, e dall'ex direttore generale dell'ASP 6 di Palermo, Antonio Candela, attuale coordinatore della struttura regionale per l'emergenza Covid-19, e cosa c'è in corso. Chiederemo la revoca di tutti i provvedimenti disposti dagli indagati. Il deputato regionale Carmelo Pullara, 48 anni, che è vicepresidente della Commissione Sanità LAS e componente della Commissione Regionale Antimafia, è indagato per turbativa d'asta nell'inchiesta Sorella Sanità sulla corruzione negli appalti per la sanità siciliana. Il parlamentare dei Popolari e Autonomisti, che fa parte della coalizione di centrodestra che appoggia il governo regionale, avrebbe chiesto un favore per una ditta Manutencoop SPA al direttore generale del
dell'ASP di Trapani, Fabio Damiani, in cambio di un sostegno alla nomina di quest'ultimo ai vertici dell'ufficio sanitario. Tra gli arresti figura invece l'imprenditore di Canicattì, Salvatore Manganaro, 44 anni, secondo gli inquirenti, il faccendiere del direttore dell'ASP di Trapani, Fabio Damiani, anche lui finito in carcere. C'è poi un terzo agrigentino finito tra gli indagati, si tratta dell'imprenditore Vincenzo Licalzi, 45 anni, di Canicattì, che si occupa di forniture ospedaliere. Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti all'ASSA, ha diffuso una nota. Leggo stamani che sarei indagato a piede libero per avere turbato un pubblico incanto. Vorrei precisare che ad ora non ho ricevuto nulla e qualora dovessi ricevere qualche comunicazione giudiziaria, la mia fiducia nella istituzione magistratura mi consentirebbe di viverla serenamente, come già fatto in precedenza, dove il pallone mediatico, anche oggi gonfiato, ed in tal senso nei siti online che riportano la notizia che mi riguarda, sono inseriti video che nulla hanno a che vedere con la mia persona. Si è sgonfiato alla luce di fatti, riscontri, accertamenti e serenità di valutazione. Nel merito, spiega Pullara, senza dire nulla che possa intralciare le indagini in corso, voglio solo precisare che non mi sono mai interessato di procedure di gara, salvo quando dovuto nell'espletamento delle mie funzioni professionali di dirigente ASP. Non mi pare sia questo l'argomento. Certo, non posso che notare che ogni qualvolta il mio nome riprende quota politicamente, se ne parla per occupare qualche posizione più alta, qualcosa tenta di stopparlo. Ebbene, continuerò determinato per la mia strada, certo delle mie azioni sempre improntate alla legalità e alla fiducia nella magistratura. Da ultimo, conclude Pullara, per quanto attiene alla mia permanenza all'interno della Commissione Antimafia, da dove mi ero autosospeso qualche mese fa a seguito di una brutta vicenda che per fortuna mi ha solo sfiorato, per rientrare non appena la vicenda ha avuto uno sviluppo positivo, valuterò di concerto con il presidente Fava il da farsi al fine di salvaguardare le istituzioni che non devono mai essere sporcate, inficiandone il giudizio della gente. L'indagine è nata verso la fine del 2017 da un esposto presentato da una società che era stata esclusa da una gara che lamentava delle anomalie nelle procedure di sviluppo di quella procedura. E effettivamente l'approfondimento investigativo ha fatto emergere una serie di vicende corruttive di particolare gravità e complessità stratificate nel tempo. Il quadro che emerge dalla nostra investigazione, lo spaccato investigativo, effettivamente restituisce una situazione a dir poco allarmante, in quanto la gestione degli appalti pubblici nella sanità siciliana appare effettivamente connotata da una corruzione sistemica. Abbiamo disvelato, abbiamo ricostruito quello che può essere definito un vero e proprio centro di potere, in grado di determinare il fabbisogno della pubblica amministrazione e di orientare le dinamiche di spesa, un centro di potere all'interno del quale operano con spregiudicatezza dirigenti pubblici infedeli, faccendieri e imprenditori senza scrupoli, disposti a tutto pur di ottenere gare d'appalto milionarie. Per dare un'idea degli interessi in gioco, basti pensare che il valore complessivo delle gare d'appalto turbate, per come emerge nella nostra indagine, sfiora addirittura i 600 milioni di euro. Che tipo di metodi di indagine avete messo in campo? L'indagine è stata particolarmente complessa, articolata e strutturata, anche perché i soggetti indagati hanno dimostrato una capacità criminale assolutamente importante, e quindi abbiamo dovuto mettere in campo tutte le risorse investigative anche di natura tecnica necessarie per poter individuare i luoghi di incontro e ricostruire le dinamiche corruttive attraverso l'ascolto di dialoghi assolutamente riservati. Tengo a precisare che è stata complessa anche la ricostruzione delle modalità con le quali venivano erogate le tangenti, perché in alcuni casi abbiamo rilevato la classica dazione della mazzetta di denaro in contante, ma in altri casi le tecniche erano più raffinate, si andava dalla falsa sponsorizzazione
organizzazione di attività sportive, all'attribuzione di incarichi a professionisti a disposizione, ma molto spesso le tangenti erano mascherate all'interno di complesse operazioni contabili che prevedevano fatturazioni da parte di società riconducibili a prestanome, ma di fatto gestite dai faccendieri di riferimento per i pubblici ufficiali corrotti. Situazione insopportabile, risalente nel tempo, non la prima, temo non l'ultima, rispetto alla quale il governo della regione ha mostrato atti amministrativi nel frattempo. Ricorderete anche perché era stato oggetto di grande polemica che il 4 di settembre del 2019 il governo della regione ha proposto un atto per la stipula di convenzioni sulle centrali uniche di committenza e sulla CUC. E ricorderete anche che aveva avuto una qualche protesta quella iniziativa. Noi in realtà evidenziavamo, così come avevamo fatto con il protocollo ANAC-AGENAS in materia di corruzione nella sanità, evidenziavamo nelle procedure di evidenza pubblica uno dei più difficili terreni di rischio del sistema sanitario regionale e nazionale. Ma sul piano personale, devo dirvi che la lettura di alcuni colloqui, per come riportati dalle agenzie e dai quotidiani questa mattina, obiettivamente evidenzia quello che tante volte emerge, e cioè che a fronte di una personalità apparente, qualche volta sul piano morale si nascondono abitudini diverse. E io, sarà per la mia formazione di penalista, non entro nel merito di contestazioni, non entro nel merito del loro accertamento. Quando si leggono stralci come quelli che personalmente mi riguardano e che ho letto sui giornali e sulle agenzie, obiettivamente c'è un tema che separa l'accertamento della responsabilità penale dalla condotta morale e dispiace. Carabinieri della Procura di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei medici specialisti che, secondo l'accusa con certificazioni attate, hanno consentito la fruizione di indennità d'accompagnamento, pensioni di invalidità a persone non aventi diritto. Due sono stati portati in carcere, tre posti ai domiciliari e al sesto è stato imposto il divieto d'esercizio della professione. I reati contestati sono truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale. Nel complesso, le indagini dell'operazione Esculapio dei carabinieri della Procura di Catania hanno portato alla scoperta di complessivi 12 casi di falsi invalidi. Nell'inchiesta sono complessivamente indagate 21 persone tra assistiti e medici. Gli arrestati condotti in carcere sono Giuseppe Blancato, 69 anni, indagato ma assolto per essere stato individuato come il dottore che curò il boss Nitto Santapaola durante la sua latitanza, e il reumatologo Antonino Rizzo, di 59 anni, è stato condotto dai carabinieri in carcere. Ai domiciliari sono stati posti Carmelo Zaffora, 61 anni, psichiatra e direttore facente funzioni del modulo complesso Catania Nord del Dipartimento di Salute Mentale di Catania, Sebastiano Pennisi, 58 anni, fisiatra dell'ASP di Catania nel poliambulatorio di Ramacca, e Filippo Emanuele Natalino Sambataro, 62 anni, cardiochirurgo del
centro cuore Morgagni di Pedara e presidente del consiglio comunale di Paternò. Per Innocenza Barbara Rotundi, di 55 anni, il GIP ha invece disposto il divieto di esercitare la professione per un anno. Le indagini, avviate anche grazie alla collaborazione di dirigenti dell'INPS di Catania, sono iniziate su Rizzo e Blancato, che è la tesi dell'accusa nel seguire le pratiche di numerosissimi assistiti, si avvalevano di una fitta rete di altri loro colleghi specialisti, cardiologi, fisiatri, psichiatri e neurologi, alcuni di questi dipendenti dell'ASP di Catania, che ritiene la procura, in cambio di laute somme di denaro, compilavano certificazioni mediche alterate nella loro essenza, se non del tutto false, idonee a fare risaltare patologie inesistenti o comunque difformi rispetto alla reale gravità. I giudici del Tribunale del Riesame di Agrigento hanno rigettato la richiesta di riesame avanzata da Ferdinando Sciabarrà ed hanno confermato il sequestro preventivo della Scala dei Turchi. Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal GIP del Tribunale Luisa Turco dietro richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento ed eseguito nel febbraio scorso. La Procura ha anche iscritto nel registro degli indagati Ferdinando Sciabarrà, difeso dagli avvocati Maurizio Buggea e Salvatore Palillo, per occupazione di suolo pubblico per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale. Buonasera, cari concittadini. Questa diretta è per dare dei chiarimenti su alcune domande che mi avete posto oggi. Innanzitutto prevale ancora il principio del tampone per chi rientra in Sicilia, ovvero per tutti i residenti. Come ho detto più volte, ho inviato più volte su Messenger, è sempre obbligatorio sottoporsi al tampone e soprattutto alla quarantena, soprattutto in questa seconda fase. Nessuno è esente. Come seconda cosa, le news per quanto riguarda il mercato settimanale. Domani si terrà esclusivamente il mercato alimentare che abbiamo iniziato in Piazza della Pace e non sarà possibile avere il mercato nella nuova area, ovvero nelle nuove aree che abbiamo indicato perché in questi giorni si è cercato attraverso il nuovo DPCM e le normative della sicurezza, individuare non soltanto le aree che sono, come abbiamo detto, via Cicero De Francisca e la zona adiacente al cimitero, ovvero nell'area fieristica. Stiamo cercando di garantire le distanze di sicurezza e quindi l'assegnazione dei posti che avverrà secondo dei criteri e inoltre la possibilità, come avevo detto, di poter permettere a chi insiste al territorio di Favara di poter costituire un altro mercato settimanale e su quello vedremo le modalità. Stiamo lavorando, ma come ben potete comprendere, le dinamiche sono molto delicate, più che altro perché un mercato così grande non può mettere a rischio soprattutto la salute, l'incolumità delle persone. Stiamo veramente cercando di fare il massimo, e il nostro auspicio è che se domani si riesce a fare un'assegnazione dei posti, quindi andare ad individuare le aree con le zone che vengono appunto individuate, venerdì prossimo può avere seguito il mercato settimanale. È il nostro interesse e soprattutto interesse da parte dell'amministrazione comunale di poter permettere ai commercianti di lavorare in maniera serena e soprattutto trasmettere questa serenità a chi si reca al mercato. Come avete visto, l'azione sperimentale degli alimenti in Piazza della Pace sta andando davvero bene. È stato un successo più che altro perché si tratta di un mercato non soltanto che può essere sottoposto al controllo da parte delle autorità competenti, quindi permette ai vigili di avere sotto controllo l'intera area, ma e soprattutto è un'area sicura e soprattutto
e dà un senso di pulito. E questa è una cosa molto importante, soprattutto in un periodo come questo, in cui dobbiamo imparare a convivere con queste nuove regole. Stiamo iniziando a lavorare anche sull'autorizzazione e la condivisione degli spazi pubblici. A breve avremo un incontro con i commercianti di Piazza Cavour, con i commercianti delle altre aree del territorio. Stiamo lavorando, stiamo cercando di fare il possibile per dare più risultati possibili. Poco fa qualcuno mi chiedeva sull'esito del tampone, potete contattarmi su Messenger in modo tale da poter verificare sul portale e comunicare passo passo gli esiti. Devo dire che anche oggi abbiamo avuto un trend di tamponi negativi, quindi un dato ottimo. Ma non bisogna abbassare la guardia, quindi usciamo sempre con la massima sicurezza attraverso le distanze e quindi con l'uso delle mascherine. Domani avremo un importantissimo incontro alla SRR dove parleremo di Favara Ovest e soprattutto di stipendi dei Netturbini. So che stanno vivendo un disagio non indifferente in queste settimane. Io le ringrazio per il lavoro che hanno svolto durante tutto il periodo emergenza Covid. Oggi sono stata contattata anche alla prefettura per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile questa grande criticità e io mi auguro che domani mattina saremo in grado di fornire notizie confortanti. Abbiamo visto oggi purtroppo che qualcuno sfrutta l'occasione dello sciopero per riversare rifiuti in quartieri del nostro territorio. Io ricordo a tutti che Favara è di tutti e lo dobbiamo rispettare, soprattutto se la vogliamo più pulita, la dobbiamo tenere pulita. Vi ringrazio per avermi seguito. Per qualsiasi quesito potete scrivermi su Messenger. Vi auguro buona serata e vi aggiorneremo domani. Se oggi possiamo constatare che il peggio è alle nostre spalle, e ovviamente lo affermo con tutta la dovuta prudenza, lo dobbiamo ai nostri cittadini, ai sacrifici che hanno compiuto in queste settimane, durante le quali è stato loro chiesto di modificare profondamente le loro abitudini di vita. Con la stessa determinazione ritengo oggi possibile, anzi doveroso, pur in presenza di un quadro epidemiologico non completamente risolto, compiere una scelta coraggiosamente indirizzata verso un rapido ritorno alla normalità. Siamo nella condizione di attraversare la fase 2 con fiducia e responsabilità. Tutti ormai conosciamo meglio il virus, sappiamo come proteggerci. Mi rivolgo a tutti. E soprattutto ai giovani, dei quali è pienamente comprensibile l'entusiasmo per la riconquistata libertà di movimento. In questa fase, più che mai, rimane fondamentale, anche quando siamo all'aperto, il rispetto delle distanze di sicurezza, ove necessario, l'utilizzo delle mascherine. Non è ancora questo il tempo dei party, delle movide, degli assembramenti. Occorre fare attenzione. Perché esporre se stessi al contagio significa anche esporre al contagio i propri cari. Siamo consapevoli che l'avvio della nuova fase potrebbe favorire in alcune zone l'aumento della curva del contagio. È un rischio però che abbiamo calcolato, che terremo sotto osservazione. Dobbiamo accettare questo rischio, non possiamo fermarci in attesa di un vaccino. Altrimenti non saremo mai nelle condizioni di ripartire, ci troveremo con un tessuto produttivo, un tessuto sociale irrimediabilmente compromesso. Abbiamo avuto delle perdite, la gente ancora non è fiduciosa, e spende poco, ha paura della ripresa del coronavirus. Cioè le persone a posto di spendere, ma adesso siamo tutte vigili al spendere. Facciamo le cose essenziali. Se prima una persona aveva a comprare 20 euro di pesce, adesso ne compra 5. La paura ancora incombe su ognuno di noi. Avete paura del futuro e cosa vi aspettate? Speriamo
speriamo un futuro roseo, però adesso siamo ancora in un tunnel e la luce è distante. Sì, sì, la gente rispetta la distanza, anzi qualcuno rimprovera se c'è qualcuno senza mascherina, quindi ci sono persone che entrano e dicono mettiti la mascherina se no non entro, quindi proprio i siciliani hanno questa, difatti in Sicilia ci sono stati pochi contagi per questo motivo. Forse non lo so, c'è stato meno, più diciamo più accanimento su questa cosa, quindi siamo stati pronti a superare questo momento. Noi piano piano ci cerchiamo, noi ce la mettiamo tutta per incominciare a lavorare al ritmo, ma attualmente va piano perché la gente prima spendeva, attualmente con questo caso d'epidemia diciamoci la gente non ha più soldi. Il mercato di Mazara del Pesce è uno dei più rinomati in Sicilia, anche molti ristoratori vengono qui a comprare il pesce, quindi adesso la mancanza si fa sentire, no? Certo che si fa sentire, perché a Mazara prima ogni cosa la ristorazione andava forte, attualmente con questo caso anche che sono aperte le sale, hanno alzato le sale cinesche, stanno riprovando, ma però la gente ancora sta a casa, non è tanto diciamo che i ristoratori riescano a tirare avanti attualmente. Penso che sia stato per tutto lo stesso, un po' critica, perché ognuno aveva il panico di questo virus e non uscivamo. Infatti noi siamo andati a cominciare a pescare dal 4 maggio, perché da prima no. Cioè, quindi noi il 9 di marzo abbiamo fermato, perché sentendo la notizia e non ci sento qua le strutture adatte a questo virus, ci siamo fermati, ci siamo bloccati. Comunque è superata, si sta superando piano piano, sperando che vada sempre bene. Lei era mai stato tutto questo tempo senza andare a pescare? Non siamo stati mai senza andare a pescare tutto questo tempo, neanche a fermo biologico, perché a fermo biologico si sta un mese, ora sono stati 56 giorni stati fermi, cioè quindi non lo siamo stati mai. Il momento è stato un pochettino critico, la ripartenza ancora la dobbiamo vedere più avanti, ancora siamo all'inizio della fine del coronavirus, però ancora non possiamo definire il risultato attualmente, purtroppo. Però il mercato ittico di Mazara ormai, diciamo che c'è la scrittura mercato ittico, guardi, ma non c'è più niente, né pesce né niente. Lei come vede questa ripartenza dopo il coronavirus? Non c'è niente qui a Mazara, sono zone cala, la Sicilia non prende niente, perché siamo qui proprio a Mazara, siamo l'ultimi vicino Trapani, siamo vicino all'Africa, è una zona calda e non ci inquiniamo nulla. Periodo di pandemia, si è fermato il mondo intero. Euroform continua ancora una volta ad utilizzare i propri mezzi affinché i ragazzi possano avere tutto quello che meritano per un diritto allo studio. Ci siamo attrezzati anche per dare la possibilità a tutti i ragazzi dal 16 di marzo affinché potessero normalmente seguire le lezioni attraverso una piattaforma online. Ragazzi entusiasti di questo, vediamo la partecipazione massima che hanno verso le lezioni e i docenti stanno facendo l'impossibile veramente per poter dare tutte quelle competenze giuste che i ragazzi meritano. Come sappiamo, i ragazzi utilizzano il cellulare, ma il cellulare è una forma diversa di comunicazione, per cui ecco perché con l'utilizzo degli iPad che abbiamo fornito ai ragazzi, che abbiamo dato ai ragazzi, i ragazzi hanno appreso quella nuova tecnologia che ora gli permette anche di poter seguire queste lezioni online con una manualità completamente diversa. In periodo di lezioni online ci siamo resi conto che molti ragazzi non avevano la connessione internet. Spesso e volentieri i ragazzi erano deficitari proprio di una scheda che potesse dare loro la possibilità di collegarsi su internet, non hanno il wifi all'interno delle proprie case, e questo ci ha fatto riflettere tanto. Euroform si è resa subito conto di quella che era la difficoltà dei ragazzi, delle famiglie, era la connessione internet, che spesso all'interno delle proprie case o all'interno di quelle che sono la rete fruibile del cellulare non permette. E
allora cosa si è pensato per i ragazzi di Canicattì, per i ragazzi di Ravanusa, di Campobello, di Delia, per tutti quei ragazzi che, impossibilitati ma iscritti all'interno di questa scuola, avessero la possibilità di connettersi? L'Euroform ha pensato proprio, per dare il diritto allo studio a tutti, di comprare delle schede, di dare delle schede, distribuire delle schede a questi ragazzi affinché venga superato questo momento di difficoltà che hanno le nostre, che hanno le famiglie di Canicattì e fuori Canicattì. Ecco perché il diritto allo studio non va sottovalutato e l'Euroform è proprio convinta di questo e non sottovaluta il diritto allo studio. Previsioni per oggi. Al mattino, a nord, bel tempo, con cieli quasi sereni. A sud, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo, con cieli sereni. A sud, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, bel tempo, con cieli sereni. A sud, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo, con cieli sereni. A sud, bel tempo, con cieli sereni.